La maggior parte delle forze naziste si arrese agli alleati durante la prima settimana del maggio del 1945. Nei giorni seguenti caddero anche le restanti unità di resistenza tedesche di stanza in Cecoslovacchia, Grecia, Polonia e Jugoslavia, e presto la Francia fu isolata. Anche i sottomarini tedeschi si arresero agli americani in quel periodo, posando le armi negli Stati Uniti e in America Latina. Tuttavia, era rimasta ancora un'unità attiva, cioè una squadra di bollettini meteorologici di stanza nell'arcipelago artico delle Svalbard, non lontano dalla Norvegia settentrionale. Essi erano gli uomini dell'operazione Hadigan, una missione così segreta che persino i nazisti se ne dimenticarono. Previsioni del tempo. Le previsioni del tempo erano una parte fondamentale della pianificazione della strategia militare durante la Seconda Guerra Mondiale, e durante le prime fasi della guerra queste informazioni erano solitamente ottenute da unità aeronautiche e navali ed erano così vitali e sensibili da essere trasmesse principalmente in codice. Dal momento che i tedeschi continuavano a perdere veicoli che fornivano le condizioni meteorologiche, l'esercito puntava sulle stazioni meteorologiche terrestri nell'Artico. Anche questi posti erano criptici, poiché l'aria che passava attraverso l'area poteva aiutare a prevedere cosa sarebbe successo sull'Oceano Atlantico settentrionale e sull'Europa continentale. Tale stazione era posta nell'arcipelago delle Svalbard, situato a 1000 km di distanza dal Polo Nord e all'incirca alla stessa distanza a nord dalla Norvegia. La postazione permetteva ai nazisti di monitorare le condizioni meteorologiche sulle rotte dei convogli alleati in partenza dall'Islanda per consegnare materiale essenziale ai russi in Svalbard. Prima dello scoppio della guerra nel 1939, la popolazione dell'isola era di 3000 persone, composte principalmente da minatori norvegesi e russi che si dividevano equamente le risorse raccolte. Gli occupanti tedeschi alla fine presero il controllo dei giacimenti petrolifici e delle stazioni meteorologiche dell'isola nel 1941 e la popolazione civile fu poi evacuata. Da allora i nazisti avevano il controllo completo sulla Norvegia, poi quando l'Unione Sovietica cadde, a luglio gli alleati inviarono forze militari alle Svalbard per distruggere o catturare le installazioni nemiche. Operazione Hadigan. Per 3 anni entrambe le parti del conflitto condussero diverse operazioni per installare le proprie stazioni meteorologiche nell'Artico, mentre distruggevano le altre presenti nella zona. Il 5 agosto 1944, durante una di queste operazioni, 11 uomini tedeschi partirono dal nord della Norvegia e si diressero alle Svalbard in una missione top secret. Un U-boat e una nave di rifornimento hanno lasciato l'unità sull'isola con attrezzature, armi, munizioni e rifornimenti. Il capo della spedizione era il dottor tenente William Dega, dell'artiglieria navale, cioè uno scienziato che aveva una conoscenza precedente di Spitzenberg, poiché aveva già viaggiato nella zona anni prima della guerra. L'uomo è poi tornato nell'Artico nel 1940 come parte del Vermont durante l'invasione della Norvegia. Dega è stato poi scelto 4 anni dopo dai vertici nazisti per dirigere questa missione segreta meteorologica, in cui sarebbe stato sia il capo militare che scientifico. Ad eccezione di Dega e un altro uomo, il resto della squadra dell'operazione Hadigan non era più vecchio di 21 anni. Quando hanno raggiunto Svalbard, l'unità ha installato una stazione meteorologica vicino a uno dei fiordi, erigendo capanne con pannelli e reti bianche come camuffamento per poi iniziare immediatamente a inviare bollettini meteorologici a una base tedesca a Tromsø, nella Norvegia settentrionale. Dal dicembre del 1944 la stazione trasmetteva informazioni citografate alla base di Tromsø 5 volte alla settimana. Inoltre aveva rilasciato anche una mongolfiera ad idrogeno in aria per ottenere dati dall'alta atmosfera su base settimanale. Il resto del tempo gli uomini esplorarono la zona e studiavano geografia, matematica e filosofia con Dega. Inoltre furono anche in grado di costruire una sauna per rilassarsi. Nonostante avessero cibo in abbondanza per ben 2 anni, l'unità si è comunque divertita a cacciare renne da mangiare e nonostante le prelibatezze occasionali, le condizioni meteorologiche di vita relativamente confortevoli nell'Artico erano dure, poiché le temperature di dicembre scendevano fino a meno 40 gradi centigradi e gli uomini dovevano anche portare fucili ogni volta che uscivano, poiché gli orsi polari vagavano per la zona. Per un anno intero gli uomini dell'operazione hanno diligentemente inviato i propri rapporti che furono di vitale importanza durante l'offensiva tedesca. La fine della guerra.
Il 24 aprile 1944 gli uomini di stanza a Svalbard ricevettero una notifica dal posto di comando tedesco a Tromsø, chiedendo loro di preparare una zona di atterraggio per due aerei vicino alla base. Nei suoi diari il tenente scrisse che al momento della richiesta la squadra sapeva già che la fine della guerra era vicina e che loro erano proprio i vinti. Desiderosi di tornare a casa, i membri sull'isola rimossero rapidamente le irregolarità nella baia e formarono una croce fatta di stoffa per segnalare una zona di atterraggio per i piloti in arrivo. Tuttavia, dopo una settimana dal ricevimento dell'avviso, nessun aereo arrivò e il 2 di maggio ricevettero la notizia che il Führer era caduto. 6 giorni dopo arrivò un altro messaggio da Tromsø che affermava che la guerra era finita. Al tenente Dega e ai suoi uomini fu ordinato di distruggere i documenti segreti e il gruppo bruciò rapidamente le scartoffie. Il 9 di maggio uno dei membri della squadra intercettò rapporti meteorologici non crittografati inviati dai sovietici che furono un primo e un chiaro segno che la guerra era davvero finita. Il gruppo rimase in contatto con la stazione principale fino al 24 maggio, dopo il quale gli uomini non ricevettero più ulteriori notizie da nessuno. Ora gli uomini dell'operazione Adigan erano bloccati nell'Artico. Richiesta d'aiuto. La squadra tedesca ha cercato di contattare la base diverse volte senza alcun risultato e nonostante i soldati avessero 2 anni di razioni di cibo, avevano comunque paura di rimanere bloccati nell'arcipelago ghiacciato, senza alcun modo di lasciare la base. Per settimane continuavano a passare il loro tempo emettendo osservazioni meteorologiche e raccogliendo informazioni scientifiche oltre che ad esplorare l'isola. Inoltre, il gruppo raccolse anche tutti i documenti rimanenti nella base e li misero in una scatola di metallo sigillata, che seppellirono 55 metri a sud dalla stazione meteorologica. Infine, nel disperato tentativo di tornare a casa dalle loro famiglie, trasmettevano continuamente le loro coordinate sulle lunghezze d'onda utilizzate dagli alleati, sperando che qualche nave li captasse. Entro la fine di agosto, le autorità norvegesi ascoltarono finalmente le loro chiamate e assicurarono gli uomini arenati che una nave sarebbe salpata presto verso l'arcipelago. Il 2 settembre 1945, mesi dopo che gli uomini ricevettero l'ultimo messaggio in arrivo, il Giappone si arrese ufficialmente agli alleati e portò alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il giorno seguente, una nave norvegese per la caccia alle foche guidata dal capitano Ludvig Albertsson arrivò alle Svalbard per salvare i tedeschi che erano euforici e invitarono i norvegesi per un pasto celebrativo congiunto nella loro stazione. Al momento dell'imbarco sulla nave norvegese, il tenente Dega ha consegnato la sua arma al capitano Albertsson in un gesto di resa e ha poi firmato l'ultimo documento ufficiale di resa della guerra prima di dirigersi verso l'Europa. Di nuovo a casa. Dopo aver lasciato le Svalbard, gli uomini arrivarono a Tromsø, dove divennero prigionieri di guerra per altri 3 mesi. E quando finalmente tornarono nel loro paese, trovarono la loro terra, un tempo gloriosa, divisa e sprofondata nella miseria. Gli 11 uomini dell'operazione Adigan furono separati dalla cortina di ferro che divisa la Germania e non potettero poi più rivedersi. Dopo essere tornato in Germania, il tenente Dega tornò ai suoi studi scientifici, diventando professore all'Università Pedagogica di Dortmund. Nel 1985 suo figlio Eckhart Dega ha organizzato e finanziato un'operazione per recuperare la scatola di metallo sepolta, lasciata alle Svalbard, e quando l'hanno aperta i documenti erano ancora tutti in ottime condizioni, assieme ad alcune lettere personali scritte a mano dai membri del gruppo. Infine oggi la stazione tedesca di Adigan è ancora in piedi ed è utilizzata come rifugio di emergenza. E questa era la missione dimenticata dai nazisti. Se il video ti è piaciuto metti mi piace ed iscriviti al canale. Inoltre, ricordati anche di attivare la campanellina delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornato quando pubblichiamo un nuovo video.